Sì. Sì, fammi vedere. Vogliamo ringraziare poi la Fondazione Wallenberg che ha avuto questa sensibilità, questa attenzione. E la situazione Wallenberg ha al suo interno anche il Papa, quando era arcivescovo di Buenos Aires. Ed è, mi pare, la prima volta che viene data una onorificenza a un esponente cattolico. È vero, un'autorità cattolica, quindi credo che anche questo sia significativo. Questa concessione che lui ci ha dato è stata accordata dopo solo 20 giorni dalla nostra richiesta. Questo tempo brevissimo è molto significativo proprio per far capire che c'è stato lo slancio verso la comunità ebraica e verso la volontà di avere anche questo punto di riferimento qui a Palermo, che non esiste da 524 anni. Innanzitutto voglio ringraziare la Fondazione Internazionale Raoul Wallenberg, perché questo di oggi è un gesto, non solo un gesto nobile, ma un gesto simbolico, altamente simbolico, che potremmo dire e che è fatto col cuore e che noi porteremo nel cuore. Mio nome sono Ingaresi e ora sono stata qui con mia nonna di Budapest, direttamente al venue di Raoul Wallenberg. E per questo anche mio fratello è chiamato il nome di lui e lui è ancora molto convolto con il cuore. Sì, grazie, per me è molto strano perché sono ieri ho chiamato la comunità qui, Luciana, e lei mi ha detto di venire per questo molto speciale per me, quindi grazie. Buongiorno a tutti, Sua Eccellenza, autorità, illustri ospiti. Amici, perché questa è la parola che veramente è emersa in questo momento, no, da in questa bellissima cerimonia. Ho il piacere di leggervi il messaggio dell'ambasciatore di Israele presso la Santa Sede. Spettabile Raoul Wallenberg Foundation, purtroppo non mi è stato possibile essere qui con voi, ma desidero esprimere tutto il mio apprezzamento per iniziative che vogliono contribuire al dialogo e all'amicizia tra le diverse fedi. È importante quindi ringraziare Monsignor Corrado Onorefice per aver concesso l'uso dell'oratorio di Santa Maria del Sabato alla comunità ebraica. Questo gesto è stato fatto in occasione dei 500 anni dall'espulsione degli ebrei dalla Sicilia voluta dagli spagnoli. Il dialogo interreligioso è importante perché può aiutare ad accrescere la fiducia e la conoscenza reciproca e può dare un contributo importante ad abbattere i pregiudizi e le piaghe dell'antisemitismo, che Papa Giovanni Paolo II ha descritto come un peccato contro Dio e contro l'umanità. Desidero anche esprimere il mio apprezzamento per il lavoro svolto dalla Fondazione Raoul Wallenberg, promotrice di programmi educativi e campagne di sensibilizzazione, impiantate sui valori della solidarietà e del coraggio civico, e che oggi conferisce un importante riconoscimento a Monsignor Onorefice e a tutta la comunità. Ambasciata, queste sono le parole appunto di Sua Eccellenza Oren David, ambasciatore di Israele presso la Santa Sede. Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias, un saludo a Su Eccellenza Corrado Onorefice y a todos ustedes por estar hoy aquí presentes. Realmente cuando escuché las palabras previas, no tenemos menos que emocionarnos y por otro lado agradecerles y felicitarlos por la obra que están realizando. Es un orgullo poder estar aquí presente como vicepresidente de la Fundación Raoul Wallenberg Internacional y por sobre todo enviarles un saludo del presidente de la Fundación,
el señor Eduardo Mikián, y de su fundador, el señor Baruch Tenenbaum, que hoy lamentablemente no han podido estar acá y me confirieron a mí ese honor y mandan un especial saludo. Cuando nos enteramos de la sesión del oratorio de Santa María del Sábado a la comunidad judía, realmente nos emocionamos muchísimo. Sabemos que el anuncio oficial se llevó a cabo el 12 de enero del 2017. Esto no es casualidad, 524 años después del plazo fijado por los reyes católicos para la expulsión de los judíos de Sicilia, lo que provocó la confiscación de la gran sinagoga de Palermo, sobre la cual se erigió la iglesia de San Nicolò Tolentino. Es por eso que estamos reunidos hoy para agradecer realmente a todos los que están involucrados en esta gestión. Por ejemplo, la Unión de Comunidad Hebraica Italiana, Yahvé Israel, y especialmente el Rabino Punturello, que está aquí presente, pero por sobre todo reconocer el gesto de reconciliación del arzobispo de Palermo, Monseñor Conrado Lorefice. Como hemos dicho anteriormente, nos dedicamos a resaltar a los salvadores. Consideramos que el acto del obispo es también un acto de salvación, no solo de vidas humanas, sino que de valores religiosos y culturales que son fundamentales y trascendentes. Por eso, en nombre de la Fundación Internacional Raúl Wallenberg, vamos a hacer entrega a Monseñor Conrado Lorefice un agradecimiento a toda la comunidad, vamos a hacer entrega de una medalla. Per questo, a nome della Fondazione Wallenberg, siamo onorati di donare la medaglia Raúl Wallenberg all'Arcivescovo Corrado Lorefice e un ringraziamento a tutta la comunità. Ah sì sì sì, guarda. Carissime, carissimi. Sono molto lieto di potervi accogliere in questo magnifico salone Filangieri del Palazzo Arcivescovile. E non certo perché vengo insignito dell'International Raoul Wallenberg Foundation della medaglia Raoul Wallenberg, ma per il senso che l'evento assume simbolicamente per tutti noi. Non si tratta infatti, dal mio punto di vista, di un premio a Don Corrado, arcivescovo di Palermo, ma di un riconoscimento conferito ad una storia, come avete sentito, di relazioni belle e di ricerca sincera che ci accomuna. Voglio dire, insomma, che oggi non onoriamo Don Corrado, ma celebriamo insieme la bellezza e la forza di un'amicizia che condivide grandi ideali e obiettivi comuni. Nel nostro tempo, le religioni, senza esclusioni, sono chiamate a risolvere insieme i problemi, soprattutto innanzi ai drammatici eventi dei nostri giorni. Certo, un'amicizia, quella tra la comunità ebraica e la comunità cristiana, che nei secoli è stata messa in questione, minacciata e molte volte distrutta da quella che definirei come una storica ferita inferta dai cristiani alla loro stessa tradizione fondativa. Ma si tratta appunto di una negazione loro stessa,
a cui il Concilio Vaticano II ha posto fine con decisione. Essere qui oggi vuol dire per me ricordarmi, ricordarci che la nostra radice è la stessa, che i cristiani non ci sarebbero senza Abramo e senza Mosè, senza i profeti e i salmi, senza il cantico, ovvero che tutto il patrimonio delle grandi parole dell'ebraismo è parte integrante e decisiva della nostra eredità. Ricordarmi e ricordarci che Gesù di Nazareth era un ebreo di Galilea, avrebbe detto il compianto Giuseppe Barbaglio, ovvero era un figlio di Israele, incomprensibile senza la sua ebraicità. Ricordarmi e ricordarci che io vengo qui oggi con gioia da fratello minore. Un grande pensatore ebraico, quale era Franz Rosenzweig, molti anni fa parlò del rapporto tra ebraismo e cristianesimo come del rapporto tra la stabilità e il movimento, tra lo spazio e il tempo. Naturalmente non entro nelle implicazioni filosofiche della similitudine, ma dico che sento fortemente questo spazio dell'ebraismo come il mio. Uno spazio che per me significa, lasciatemelo dire, perché fa parte allo stesso titolo del messaggio dell'Evangelo, una strenua fedeltà alla terra e all'umano, un legame indissolubile con le storie profondamente umane, con le emozioni, con i sentimenti, con i pensieri, i dubbi, le angosce, ma anche con le gioie esaltanti, il vino e i banchetti che coprono il perimetro intero della festa e dell'avventura della vita nei libri di Israele. Dietrich Bonhoeffer ha sentito tutto questo acutamente e ce ne ha lasciato una testimonianza eccezionale nelle sue lettere dal carcere di Teil. Per i credenti in Gesù di Nazareth, innestarsi nel grande albero dell'ebraismo rappresenta un movimento necessario. È come trovare l'origine e la consistenza, ritornare alle parole scolpite da San Paolo nella lettera ai Romani. È il popolo ebraico ad essere titolare della promessa. Noi veniamo e riceviamo noi stessi da lì. E così oggi ho la gioia di incontrare i vostri volti, e in particolare del vicepresidente Guillermo Bruchstein della Fondazione Wallenberg e della vicepresidente per l'Europa Israel Silvia Costantini, di accogliervi per ricevere una onorificenza intitolata ad un giusto che ha salvato migliaia di vite durante la persecuzione nazista. Non so se io abbia i titoli per un premio come questo, forse solo ora mi sono reso conto che abbiamo messo in movimento tutto questo, Evelina. E tralasciando il testo, è stato significativo che il 12 gennaio non eravamo presenti né io né Evelyn. Evelyn era costretta nel suo letto di sofferenza e io, guarda caso, mi trovavo a Gerusalemme. Era pure il mio compleanno. È bello questo, no? È bello. È come Mosè che deve guardare da lontano la terra promessa per poter dare un primato solo a Dio. È bello questo. Vi dicevo, non so se io abbia i titoli per un premio come questo. Quando ho cercato di trovare dentro di me un perché a questo premio, mi sono risposto all'incirca così. Ho pensato intanto
ancora una volta la mia amata famiglia, ho pensato a mia madre, a mio padre, all'apertura che ha contraddistinto il nostro stare insieme, all'accoglienza che era dei miei genitori, che ci ha segnato come figli e fratelli. Casa nostra era, e vedo con piacere che tuttora è ancora casa di tutti, in questo momento casa di fratelli musulmani. Sono figlio di una famiglia accogliente, diventato poi nella fede figlio di un rabbi che è seduto a tavola con i peccatori, con i pubblicani e le prostitute. Di un rabbi che ha spalancato le porte del regno di Dio ai poveri e ai disperati, che ha fatto dei bambini il modello dei discepoli e ha dialogato al pozzo con una donna samaritana, che si è infine rivelato Signore a Maddalena e alle sue compagne quel mattino di Pasqua. Sono discepolo, cioè, di un uomo animato dal desiderio di spiegarci Dio come un padre, che fa piovere e splendere il sole sui giusti e sugli ingiusti, un padre che non ha nemici e non erige barriere, un Dio consegnato, messo nelle mani degli uomini, nelle mani di tutti. Appartengo alla Chiesa che nel Concilio Vaticano II ha voluto recuperare questo senso profondo della sua stessa esistenza, essere una casa aperta ad ogni donna e ad ogni uomo, senza confini linguistici, culturali, religiosi, perché Dio ascolta e accoglie la storia di tutti e non può essere usato come un vessillo culturale, come un simbolo, una figura che esclude e giustifica separazioni o conflitti distruttivi. Il Dio di Gesù non appartiene a nessuno, il regno di Dio è più grande della Chiesa, come ci ricorda il Concilio. In questo regno gli uomini, come Wallenberg, siedono da prediletti, non in forza della loro fede, ma per la tenacia coraggiosa del loro amore. Ho pensato anche alla meravigliosa Chiesa palermitana, che ho l'onore e la gioia di guidare come suo pastore e vescovo, che amo e servo con compassione e totale dedizione. La storia della mia vita, che ho rimesso integralmente a Dio, mi ha improvvisamente portato a Palermo, a custodire la Chiesa di una città e di un territorio da sempre crocevia di voci e di culture, di religioni, di dialoghi e di sintesi. Un porto dove gli uomini si sono incontrati, guardati, annusati direi, parlati, e hanno creato luoghi di novità e prospettive di speranza. Una città che ancora oggi continua ad essere terra di accoglienza per tante sorelle e tanti fratelli, feriti e tormentati dalla fame e dalla guerra. Protesi verso le nostre sponde come un porto di salvezza, Palermo e Palermo. E Palermo sta reagendo e reagirà, ne sono certo, alla maniera di un luogo ospitale, dove si diventa cittadini solo poggiando il piede sulla terra. Questa è Palermo, penso, e deve rimanere, quella terra che è di tutti, che abbiamo ricevuto da custodi e non da proprietari. Credo che solo per questo sono qui e vi siete stretti attorno a me. Solo come rappresentante di una Chiesa che fa dell'apertura all'altro
il segno della sequela del suo Signore, e che stende la mano con cordialità a tutti gli uomini come compagni di via. Ma sono qui oggi anzitutto come uno che insieme ad una medaglia riceve da voi un'amicizia che gli riscalda il cuore e che riscalda il cuore di tutti i cristiani di Palermo e in particolare di questa arcidiocesi che indegnamente mi vede come suo vescovo. Rendiamola una tappa della lunga strada che siamo chiamati a fare assieme verso la città di Dio, posta sul monte, su cui un giorno tutte le creature si ritroveranno. Vi ringrazio ancora di cuore. Ringrazio la carissima Evelyn, presidente dell'Istituto Siciliano di Studi Ebraici, ma la ringrazio per l'alto titolo di amica sincera e cordiale. Ringrazio Giulio Di Senti, vicepresidente dell'UCEI, il rabbino Pierpaolo Punturello, il sindaco Leoluco Orlando, i servitori della città e dello Stato, i rappresentanti delle altre religioni e delle altre confessioni cristiane. Commosso, d'altra parte non riesco a nasconderlo, era scritto ma non è solo scritto. Nella mia piccolezza, a nome mio personale, e questo ci tengo molto più a nome dell'amata arcidiocesi palermitana,